Siamo veramente felici e onorati di poter avere in collegamento da Roma il professor Annibale Marini, presidente emerito della Corte Costituzionale, che ha accettato l'invito che gli abbiamo fatto di chiudere questo ciclo di incontri con una sorta di lectio magistralis su un tema che è ancora la più bella. Cioè, a 75 anni dalla firma della Carta Costituzionale, ciò che è venuto fuori da questi incontri è stata la straordinaria attualità della Carta Costituzionale e soprattutto dei suoi valori fondanti e dei principi fondamentali. La serata poi si concluderà con un reading musicale di Manuela Cricelli, dedicato alle donne che fecero la Costituzione. Abbiamo scelto questa chiusura per due motivi. Il primo, perché riteniamo che l'intervento del professor Marini, data la sua eccezionalità, debba avere una unicità, e quindi non ci siamo sentiti di inserire il professore tra i relatori di un convegno, perché ci aspettiamo veramente un toccare i cuori di ognuno di noi parlando della Carta Costituzionale. Il secondo motivo è perché crediamo che valorizzare anche il lavoro fatto da un artista come Manuela Cricelli su un testo ideato e scritto dal professor Francesco Rosa, quindi due roccellesi, sia anche un buon modo per omaggiare appunto la presenza del presidente Marini. Io finisco questo mio intervento non prima di aver ringraziato l'avvocato Enrico Barillaro, al quale darò subito la parola per i saluti da parte dell'Ordine degli Avvocati, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri, e soprattutto il procuratore generale dottor Dominianni, che introdurrà il professor Marini. Posso dirlo, insomma, anche perché il dottor Dominianni è professionalmente, credo anche umanamente, soprattutto umanamente, legato al professor Marini, e quindi ha accettato questo invito e soprattutto ha realmente collaborato a questa serata. Quindi do la parola all'avvocato Enrico Barillaro e lo invito per i saluti. Grazie. Buonasera a tutti, grazie all'amministrazione comunale, grazie al signor sindaco e complimenti per questa rassegna di convegni per celebrare il 75° anno della nostra Costituzione. Veramente ho avuto modo di apprezzare l'altissimo livello sia dei relatori che degli ospiti, insomma, complimenti veramente. È sicuramente la più bella, il professore, il presidente illustrerà tutte le sue sfaccettature. È stata paragonata a un'opera d'arte, sicuramente perché effettivamente, oltre alla perfezione forse che rappresenta, anche perché come un'opera d'arte suscita forti emozioni e sentimenti quando la si legge e la si studia. Proprio per come vengono espressi i concetti, i principi fondamentali che dovrebbero ispirare tutti noi. E quindi è praticamente perfetta, anche se per noi avvocati è quasi perfetta, diciamo, perché abbiamo sempre rivendicato l'inserimento formale, il riconoscimento formale della nostra professione, proprio perché è fondamentale all'interno della Costituzione. E tant'è che anche nei lavori preparatori mi sembra che ci sia stato un dibattito in merito, i costituzionalisti lo possono confermare, e anche recentemente ci sono state le proposte di inserimento per valorizzare proprio il fatto che i diritti vengono appunto a livello giurisdizionale difesi attraverso gli avvocati. Anche se in effetti nella
In Costituzione non mancano i riferimenti all'avvocato, nel senso sia per quanto riguarda la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura, della Corte Costituzionale, ma nell'articolo 24, che poi è quello che in realtà si occupa del diritto inviolabile alla difesa, in realtà solo indirettamente viene coinvolta l'avvocatura. In che senso? Nel senso che il ruolo dell'avvocato è imprescindibile, perché in giudizio i diritti vengono appunto tutelati solo ed esclusivamente con l'assistenza di un avvocato, sia nella materia civile, infatti mi pare che dica proprio ci sia la normativa che prevede proprio col Ministero degli Avvocati, e nella difesa penale la difesa tecnica proprio con l'assistenza degli avvocati. Quindi l'avvocato come garante del rispetto dei diritti fondamentali. E quindi la nostra richiesta, più che per ragioni corporativistiche o autoreferenziali, viene fatta in un certo senso per recuperare quella dignità della nostra professione che ultimamente, negli ultimi anni, un pochettino è stata marginalizzata, mortificata anche dalle riforme, come che l'avvocato fosse un ostacolo alla giurisdizione, ma in realtà non è così. La nostra professione in realtà è stata quasi equiparata a una sorta di attività commerciale con svilimento della stessa e esasperando nella concorrenza. Ecco, per questo noi rivendicavamo un ruolo nella Costituzione, anche perché dobbiamo ricordarci che senza un'avvocatura forte ogni diritto è debole. Grazie. Grazie all'avvocato Barillaro. Io, prima di dare la parola al dottore Dominiani, volevo sincerarmi che il professore, diciamo, abbia un audio sufficiente dalla sala. Si sente, professore? Sì. Sì. Sentiamo perfettamente. Grazie. Allora, dottor Dominiani, prego. Io sono... Professore, buonasera, non so cosa ho combinato qui il computer, sono profondamente emozionato, io che sono abituato a parlare in pubblico, oggi sono praticamente emozionato a presentare il professore Marini, che per me, insomma, adesso lo dirò cosa è stato e cosa è, ovviamente. Mai avrei immaginato, dopo 25 anni, di trovarmi qui e essere, diciamo, onorato di parlare del professore Marini. Come si fa a presentare il professor Annibale Marini? Riassume la sua vita personale e professionale, le sue innumerevoli pubblicazioni, in particolare sul detto di famiglia, una fatica immane, professore. Lei mi scuserà, per cui se eviterò di farlo. Anzi, sono sicuro che lei mi rimproverebbe se iniziasse a elencare tutte quelle, le sue, diciamo, innumerevoli produzioni scientifiche. Ed allora io, che ho avuto l'onore e il privilegio non tanto di essere stato suo assistente alla Corte Costituzionale circa 25 anni fa, ma soprattutto di essere considerato e trattato come un figlio insieme agli altri tre, di cui fra poco vi dirò, provo ad interpretare quello che avrebbe detto il professore Marini quest'oggi. Il professore Marini è nato a Catanzaro, è dunque nostro corregionale, e vi assicuro che ci tiene molto e sempre ad evidenziarlo. È professore emerito di diritto privato presso l'Università di Roma Tor Vergata. È presidente emerito della Corte Costituzionale, dove ha svolto le sue funzioni sopportandomi come suo assistente ed insegnandomi tanto dal 97 al 2006. È stato componente del Consiglio Superiore della Magistratura. È stato insignito dal Presidente della Repubblica Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Come ho già accennato, è autore di numerose pubblicazioni ed è consigliere particolarmente ascoltato da tutti gli interlocutori istituzionali, in primis il Parlamento. Questo è quello che è la sua biografia, ma vi dirò qualcosa a cui lui tiene di più. È sposato con la signora Emilia, che saluto affettuosamente, che ringrazio per gli innumerevoli caffè, tè, colazioni, pranzi che mi dispensava, allorché puntualmente, professore, tutti i sabati e le domeniche mi convocava d'imperio a casa sua per studiare i fascicoli della Corte. Uno studio certosino che mi ha formato e che mi ha fatto capire il valore e l'impegno di quell'incarico. Tutto quel che professionalmente e umanamente è venuto dopo nella mia vita lo devo al professore Marini. Se oggi sono qui, ricopro incarichi apicali, è merito di quanto pazientemente, anche il professore ricorderà lei impazientemente, mi ha insegnato. Ha tre figli meravigliosi: Giuseppe, professore ordinario di diritto tributario presso il Dipartimento di Economia Aziendale
dell'Università degli Studi di Roma III. Renato, professore ordinario di istituzione di diritto privato del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tor Vergata, e Francesco, l'ultimo, professore ordinario di istituzione di diritto pubblico del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tor Vergata, della quale è anche prorettore degli affari giuridici. Anche un figlioccio, l'attuale procuratore generale della Corte d'Appello di Reggio Calabria, ovvero immediatamente io. Concludo prima che il professore mi zittisca, smentisca specialmente l'essere un suo figlioccio. E cittadino onorario di Monte Paone e Cortina d'Ampezzo, ho saputo, professore, e prossimamente, questa è la sorpresa che già le dicevo, lo sarò anche di questa cittadina di Roccella Ionica, ne ho parlato con il sindaco. Professore, per noi roccellesi sarà un onore, per lei, professore, mi auguro una piacevole sorpresa. E chiudo veramente con un'ulteriore sorpresa, professore, di poco fa. E qui presente, e lei la ricorderà, una sua compagna di scuola, la signora Bova, che ci teneva tantissimo a dirle quanto la stima e quanto la ricorda. Per cui, chiudendo questa mia piccola presentazione, non posso che di nuovo ringraziarla per tutto quello che ha fatto per me, per l'Italia e quanto farà per Roccella. Grazie, professore. Grazie al dottor Dominianni. Giusto per informazione, professore, facciamo questo andirvieni perché il palco è occupato per il concerto che ci sarà successivamente. Io do subito la parola a lei, professore, siamo tutti in attesa del suo intervento e la ringrazio ancora una volta. Grazie. Io devo ringraziare il Procuratore Generale della Repubblica Reggio Calabria, che è un amico fraterno, caro, affettuoso, ed è Gerardo Dominianni. È stato con me il mio assistente, ma quando dico assistente uso un termine improprio. Parlo collaboratore insieme a Paolo D'Alessandro, che purtroppo prematuramente scomparso, il quale fa dire e ricorda quella famosa frase che muore giovane colui cacciero e chiaro. Dominianni è stato uno dei più, insieme ad Alessandro, uno dei pilastri della Corte. Della Corte parlo ovviamente della nostra Corte di allora. Voglio dire un'altra cosa anche, che insieme a Dominianni vorrei ricordare anche una nostra collaboratrice molto carina, molto brava, che si chiama Dina Verrenge, che è stata la prima al congresso. Ora, detto questo, perché non voglio emozionarmi più del giusto, vi dico subito che io parlerò di un argomento molto, molto di attualità. Forma dello Stato e forma di governo. Lo Stato è una cosa, il governo è un'altra. E io sono sicuro che concorderete con me quando dico che la forma dello Stato italiano è
è stata e deve essere lontana. Io sono nato in uno stato unitario e spero di morire, quei pochi anni che ancora il Signore mi concede, in uno stato unitario. Mi direte, ma l'autonomia? L'autonomia va bene, non è. Io ho visto delle simpatiche ragazze che sono venute, non si sa da chi, come e quando, nominate, a parlare addirittura, che fanno delle audizioni, a giocare a fare parlamentari. No. Non ci siamo, a dare i compiti, non ci siamo neppure. Non ci siamo perché, ripeto ancora una volta, il nostro Stato è unitario. Il fatto che in Costituzione ci siano qua delle regioni autonome, ciò che si spiega poi con motivi di carattere storico, non significa che il Costituente abbia sposato l'idea regionalista. No, chi parla di questo dovrebbe andare a una gittarella anziché scodinzolare davanti alla televisione dicendo corbellerie, dovrebbe andare al Sacrario delle Puglie, dove ci sono milioni di nostri morti. Sacrario, eh? Quelle che scodinzolano in attesa di qualche posto più o meno importante, e dovrebbero innanzitutto capire che c'è questo sacrario, secondo, è l'unità del paese, è impressa nella penna e nel cuore dei padri della patria. Parlo di Mazzini, parlo di Garibaldi, parlo di Cavour, mi fermo qua per indicare i padri della patria più che mi vengono in mente ora, tenendo conto che ho una certa età e quindi qualche cosa mi sfugge. Quindi a quelle che scodinzolano dicendo corbellerie, idiozie autentiche, perché vogliono un posticino, ma glielo diamo sto posticino purché non rompano più le scatole, quelle che scodinzolano, hanno la villa a Capri e scodinzolano qui davanti dando i compiti. No, io da una di queste i compiti non me li faccio dare, non me li posso far dare. Io, vedete, penso che sia nell'interesse di tutti leggere quelle belle parole che ha scritto uno dei politologi più seri, sottolineo serio, del nostro paese, Ernesto Galli. Se volete vi leggo quello che ha scritto, ma quello che ha scritto Galli da Loggia sarebbe troppo lungo e esaurirei il tempo a mia disposizione. Mi limito a dire che, come osservava Galli da Loggia, il giornalismo non deve tradursi in federalismo. Mi dispiace, anche perché, vedete, e questo bisogna che
lo teniate bene in mente, questo federalismo o questo regionalismo federalizzato o questo federalismo regionalizzato è voluto da una minoranza degli italiani. Parlo di minoranza, penso di non sbagliare, da una percentuale esigua degli italiani. Noi abbiamo l'Italia unita e l'Italia unita ce la teniamo, ce la dobbiamo tenere, e se proprio vogliamo vedere cosa ha fatto il regionalismo, come dice Galli della Loggia, com'è, cosa ha significato, scrive Galli della Loggia, l'attuazione dell'ordinamento regionale, com'è cresciuto negli anni e a quanto ammonta oggi il numero dei dipendenti regionali, con quale percentuale di spesa sul bilancio delle regioni, quali sono oggi le principali destinazioni della loro spesa. Dove non sono d'accordo con Galli della Loggia e nella sua conclusione, che mi lascia alquanto freddo o contrario, dice Galli della Loggia, la verità è che a dispetto di ogni infringimento, di ogni cautela sulla carta, il progetto di legge Calderoli costituisce un formidabile colpo di piccone contro ciò che ancora sopravvive del nostro Stato e della nostra nazione. E a questo proposito è difficile non riflettere amaramente, io non sono d'accordo nella seconda parte, sul paradosso di un sistema politico che fa sì che ciò avvenga proprio con un governo guidato da chi ha sempre fatto dell'una e dell'altra il cuore della nostra identità. Io vorrei rassicurare l'amico Galli della Loggia che io spero che questo non avvenga e che il 10% del paese, 15,4%, a parte quelle che scodinzolano per avere un posticino, ma diamoglielo sto posticino, forza, perché scodinzolano, no? E dicono che bellerie i LEP, abbiamo i LEP, il diritto all'oblio, che cos'è? Forza, avanti, tiriamo fuori il primo LEP. No, è un diritto essenziale. Che lo stabilisce il Parlamento della Repubblica, non lo stabilisce certo la dottoressa Alessandra Sandulli, né lo stabilisce l'amico Cassese. Lasciamolo fare al Parlamento. Nonno, è un'autentica idiozia quella di sovrapporsi, è un'autentica idiozia, sottolineo idiozia, quella di pretendere di sostituire il Parlamento nella sua più nobile, più alta funzione. E quindi i diritti essenziali, quali sono? Il diritto all'oblio, di cui ho sentito parlare recentemente. Che cos'è? Un LEP con tutte queste sigle cretine, idiote e spesso
da analfabeto da giuridico, significa i livelli essenziali sono quelli delle macchine, la benzina, lasciamo stare i livelli essenziali, i livelli essenziali sono i diritti essenziali. Ha capito, dottoressa Alessandra? No, io qua faccio con nome e cognome. Sì, che posso? Glielo diamo alla dottoressa Santulli, come no? Che è un consiglio d'amministrazione, glielo diamo pure, ma che la smetta di parlare di cretinate, di cui non sa. È stata eletta? Da chi è stata nominata? Chi l'ha voluta qua? Dice la Sabino Cassese, ma a sua volta Sabino Cassese, da chi è stato nominato? Da nessuno. È un ex giudice, non presidente come sono stato io, è un ex giudice costituzionale molto molto modesto, il quale ora si inventa i LEP, si inventa queste cretinate. Ora io dico questo: noi abbiamo un bisogno, quello di governi forti, di governi stabili, e su questo penso che siamo tutti d'accordo, tutti. I governi stabili non si fanno con lo Stato federale, no, si fanno col presidenzialismo. Che significa? Non so se riescono a capire questi nostri avventurieri che vengono a dire cretinate qui in televisione. Uno Stato semi presidenziale significa governo eletto dal popolo, ma resta ferma l'unità della nazione, l'unità del paese, quell'unità che è scritta, ripeto ancora una volta, non solo nella Costituzione, se la sanno leggere, dubito, perché probabilmente non l'hanno mai letta, parla da ruota libera, così, ma è scritta nei cuori di milioni di morti del nostro paese. Vadano al sacrario dire di Puglia anziché dire cretinate in televisione, vadano. Se quello si chiama sacrario. Per capire cosa ha significato per l'Italia l'unità. Il presidenzialismo non è che risolve tutti i problemi. Non è che mi illudo che una volta introdotto il governo eletto dal popolo è tutto risolto, no, assolutamente, però è un passo avanti verso la stabilità dei governi. E questa bravissima Presidente del Consiglio, la Meloni, sa che il presidenzialismo è una delle mete che noi dobbiamo raggiungere. Poi non è tutto. Avete visto in Francia che succede col presidenzialismo? L'ira di Dio, con De Gaulle a suo tempo, e non cito altri, mi fermo qua. Cioè, il presidenzialismo contribuisce a
fare in modo che la presidenza Meloni non dipenda da un 10% di cittadini che fanno, che giocano a fare i federalisti. Questo sì, perché vedete, per governare un paese ci vuole coraggio. Il presidenzialismo in parte, dico solo in parte, questo coraggio lo dà. Io ringrazio quelli che mi hanno preceduto. Non sono d'accordo sull'inserimento degli avvocati nella Costituzione. Noi inseriamo tutti, avvocati, medici, ingegneri e chi più ne ha più ne vende. No. La Costituzione è una cosa seria. La Costituzione, ripeto, è stata scritta col sangue di milioni di italiani e deve essere una cosa seria, sottolineo, seria. Non che gli avvocati hanno la loro funzione, il loro posto, però non in Costituzione. C'è il diritto alla difesa, eccetera. Un'altra cosa, dove gli avvocati hanno lo spazio, ma non vedo un inserimento degli avvocati nella Carta Costituzionale, non vedo un inserimento degli dei medici nella Carta Costituzionale, perché la salute è un diritto essenziale. Diritto essenziale, dottoressa, impari che significa, non il LEP, diritto significa diritto, lo capisce questo o no? Se non lo capisce, lo impari. LEP delle prestazioni, che significa? Niente, perché non lo sa neppure lei, poverino. Ah no, queste cose bisogna dirle. Viene qui a dare i compiti a me. No. Dottoressa Santone, sì. I compiti li dia a se stessa. Non a me. È lo stesso forse. In forma più attenuata, devo dire, per l'amico Cassese, il quale ha convocato quanto 100 persone, 150 persone, 1000 persone per parlare di cose che, per le quali, delle quali e per le quali è sovrano il Parlamento. Altro è dare un consiglio, un suggerimento. Ma nonno, il LEP, che facciamo? LEP vengono qua? No, bella mia, scodinzolano per avere un posticino. Ma glielo diamo sto posticino a presidente Meloni, glielo dia sto posticino, forza, così vedrà come la smettono di rompere l'anima. Io avrei finito non perché non ci sarebbe altro da dire, ma perché ci sarebbe altro da dire e non voglio continuare ad offendere nessuno, anche se questo qualcuno vanno offesi. Che devono capire che il paese, l'Italia, l'inno d'Italia deve restare tale.
Perché non glielo raccontate questo del federalismo al presidente Pertì? Anziché all'autore Stendoli, che tanto caruccia, ma deve occuparsi di qualche altra cosa. No, deve occuparsi di qualche altra cosa, ma vuole un posticino, e diamogli un suo posticino. Sabino Cassese, che ha fatto una conversione ad un, non ho capito come, quando, dove, poi è diventato pure lui federalista. No, io sono nato in un paese, in Italia, e voglio, ho vissuto in un paese, in Italia, e voglio morire in un paese, in Italia, mentre sono apertissimo nel governo presidenziale, cioè nel governo, lasciamo stare questi nomi qua che non sanno spesso neppure quello che dicono, nel governo eletto dal popolo. Io devo ringraziare ancora una volta l'amico Gerardo, il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Locri. Devo ringraziare tutti quelli che hanno avuto l'amabilità e la cortesia e devo ringraziare, se mi è consentito, un mio caro fraterno amico che vedo qui di fronte a me, Giovanni Greco, col quale ho trascorso gli anni più belli della mia vita. Ho fatto questi ringraziamenti. Zitto. Ringrazio il sindaco. Ringrazio il sindaco. Ringrazia il sindaco. Zitto. Il sindaco Tito. Professore, non è necessario. Io non sono invidioso, sindaco. Professore, non è. Non ma i tanti difetti, ce n'ho tanti. Non c'è quello dell'invidia. Non c'è quello dell'invidia perché non sono invidioso. Però mi consenta di essere invidioso nei suoi confronti, perché lei è sindaco di uno dei più bei comuni della Calabria e d'Italia. No. Io penso che il nostro compito, soprattutto per le giovani generazioni, sia quello di dirgli: leggete la Costituzione, ma leggete anche la storia, perché quello che sta scritto nella Costituzione sta scritto anche e soprattutto nella storia. Grazie. Grazie, grazie veramente Presidente, grazie per la sua disponibilità, grazie per le parole che ci ha consegnato stasera. Io prima di lasciarla, ovviamente utilizzando le tecnologie, vorrei insomma farle vedere un pensiero che abbiamo voluto fare per lei e che il dottore Dominianni consegnerà domani direttamente. Quindi glielo faccio vedere tramite la telecamera. È una scultura in vetrofusione di Mariella Costa, che ringrazio e direi di fare un applauso a Mariella. È un'artista di Roccella che ha creato tra l'altro un museo molto molto bello proprio qui a Roccella, insomma ha fatto col cuore questa
quest'opera quando gli abbiamo detto a cosa serviva. Quindi sono felicissimo, adesso gli consegno virtualmente, ma sarà il dottor Domenianni a portarla a lei domani. Grazie Presidente. E io ricambierò più modestamente con due ricordi per il sindaco Zito e per l'amico carissimo e fraterno Gerardo. Grazie. Grazie Presidente, grazie mille. A presto, arrivederci. A presto. Grazie, allora adesso credo insomma i musicisti si possano preparare assieme a Manuela Cricelli per il concerto che concluderà questa serata e soprattutto questo ciclo di incontri. Consentitemi solo di anticipare anche un'altra cosa che abbiamo organizzato, diciamo, all'ultimo, anzi due cose. La prima è il 6 giugno ci sarà la prima delle tantissime iniziative organizzate dal circolo di lettura dell'ARAS, una serata dedicata alle donne che fecero la Costituzione, questo allo spazio Colonna, quindi si inizierà, o al Convento dei Minimi, e si inizierà questa lunga cavalcata di libri presentati dal circolo di lettura. E poi lo possiamo annunciare perché ce l'abbiamo fatta, abbiamo organizzato per il 2 giugno il 2 giugno Fest La Repubblica dei Ragazzi, cioè un concerto che nelle nostre intenzioni dura circa 6 ore, per il quale stiamo coinvolgendo tutte le scuole della zona e della città metropolitana di Reggio Calabria, un omaggio alla Costituzione. L'abbiamo immaginato come una sorta di primo omaggio della Carta Costituzionale, del 2 giugno alle ore 18 qui sul lungomare. Grazie per chi ha seguito tutto il ciclo di questi incontri, spero siano stati interessanti e ci vediamo, ci prepariamo a quest'estate molto impegnativa. Grazie. Hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Articolo 3 della Costituzione italiana. Thank you.
Stasera racconteremo quattro storie. Quattro storie di donne la cui voce era tagliente, come una lima. Donne sapienti, donne in lotta, donne madri di un cambiamento epocale. Erano 21 e da loro che proveniamo, sono le sorelle d'Italia. Sono le mani di un cambiamento epocale. Cambia ciò che è in superficie, cambia ciò che è più profondo, cambia il modo di pensare. Tutto cambia in questo mondo, cambia il clima con il tempo. Sono nata il 29 luglio del 1900.
il giorno che hanno ammazzato Re Umberto a Monza. Mi chiamo Teresa. Teresa Noce. Mi rivedo, bambina, andare all'asilo nelle fredde mattinate torinesi. Cambiavo spesso asilo poiché cambiavamo spesso abitazione, sempre per la stessa ragione. Mancavano i soldi per pagare l'affitto. Mia madre, quando le avanzava qualche spicciolo, dopo aver pagato il pane e la minestra, mi mandava a comprare, nostro unico lusso, la Gazzetta di Torino. Fu così che capii l'importanza della lettura, fu così che conobbi la mia città, Torino, dove accadevano tante cose, cose belle e cose brutte. Scoprì che vi erano operai e padroni. Fino ad allora avevo conosciuto solo la differenza tra ricchezza e povertà. E intanto crescevo. Per lavorare, aiutare la mia famiglia, fui costretta a lasciare la scuola prima ancora di aver conseguito la licenza elementare. Quando cominciai a fare la sartina in un piccolo atelier, mi piaceva. Avevo poco più di 12 anni. A Torino regnava un unico sentimento in quel periodo, soprattutto tra le ragazze, ed era il sentimento antifascista. Tutte volevamo che il governo e la polizia la facessero finita con gli squadroni del terrore, che incendiavano le cooperative, le case del popolo, che picchiavano, che bastonavano, che uccidevano chi osava avere e professare idee diverse. E intanto crescevo. A 17 anni fui assunta alla Fiat come tornitrice. Non sapevo nemmeno cosa facessero le tornitrici. Era un lavoro pesante. All'inizio pensai di non farcela, ma nel tempo mi resi conto che ero più forte di quanto io stessa pensassi. Vi erano 3 turni di 8 ore, le donne, quasi tutte giovanissime, lavoravano dalle 7 alle 15 o dalle 15 alle 23. Agli uomini toccava il turno di notte, dalle 23 alle 07. Nella fabbrica mi piaceva condividere le mie idee con le mie compagne di lavoro. Era il mio modo di fare fronte alla fatica. Eravamo noi la classe operaia. Cominciai a prendere coscienza della mia condizione, dell'altrui condizione, e cominciai a far maturare le mie idee sulla società. A 20 anni dopo la morte di mia madre ero ribelle, in lotta per i diritti della classe debole. Fondai insieme ad altri il Circolo Giovanile Socialista Torinese di Porta Palazzo, là dove facevano il mercato. E ormai ero cresciuta. E lì conobbi Luigi Longo, colui che sarebbe diventato mio marito e il padre dei miei figli. E con lui non condividemmo solo il matrimonio e la famiglia, ma anche tante lotte sociali. In quegli anni, sapete, furono costretti ad andare di qua e di là, all'esilio forzato, alla clandestinità. Viaggiammo dalla Russia alla Francia e da Parigi a Madrid. Molti mi considerarono solo una cattiva madre che aveva abbandonato i propri figli per organizzare la lotta antifascista in Italia. Convivevo quotidianamente con il peso di questo pregiudizio. Nel 1943 venni arrestata
e deportata in Germania. E poi mi misero ai lavori forzati in una fabbrica di munizioni in un paese vicino alla Germania. Dopo 2 anni di prigionia finalmente riabbracciai i miei figli e mi allontanai da mio marito, poiché seppi che nel periodo che mi trovavo nei campi della morte, lui amò altre donne, altre compagne. Mi sentivo offesa, non solo come donna, ma come compagna di lotte. È per questo che lo lasciai. Luigi, falsificando carte, firme e trovando il consenso presso un'aula compiacente del Tribunale di San Marino, divorziò da me. Sapete come appresi del mio divorzio? Attraverso un articolo del Corriere della Sera. Non seppi mai chi passò la notizia alla stampa, ma chiunque l'avesse fatto, se pensava di abbattermi, mettendomi davanti al fatto compiuto, non mi conosceva abbastanza. Eravamo 21 donne il 2 giugno del 1946 per la prima assemblea costituente. Per la prima volta in Italia votavano le donne. In seguito venni eletta deputato e proposi quella che nell'agosto del 1950 divenne la legge a favore delle lavoratrici madri, con il riposo obbligatorio pagato prima e dopo il parto, la conservazione del posto di lavoro, le sale di allattamento e i nidi per i bambini, l'assenza facoltativa nel primo anno di vita del bambino. Avevo raggiunto i miei obiettivi. E nel tempo, dopo il divorzio, mi ritirai dalla vita politica. Le conseguenze emotive legate a quella vicenda mi portarono via molte energie e mi pesarono più del carcere e più della deportazione, credetemi. Tanta strada andava ancora fatta per garantire a tutti pari diritti. Molti mi hanno spesso definita donna di coraggio e mi sono sempre chiesta cosa significasse avere coraggio. Voi ve lo siete mai chiesto? Cosa significhi avere coraggio? Corabeo, avere cuore, dicevano gli antichi. Credo che il coraggio parta dall'avere un rapporto profondo con se stessi, dalla conoscenza di sé. Proveniamo da tutti quelli che nel passato hanno combattuto e sofferto per debellare miseria, schiavitù, odio e sfruttamento. E forse, forse, andremo lontano, fino alla libertà. Non tu per il cielo me.
scriscinto tempo di rimandati, lacrimo di lingua in giro e quanti, la sonnocenza sulla strada per tanti. La mancia lenti e prepotenti, tanti su tanti in vasta società, non è l'amore che cresce ad ogni panna, ma lo fa l'unica spartico comanda. Insegnato la strada segreta per cui mi hai conquistata senza che io potessi accorgermene. Per la prima volta non sono stata più sola e ho sentito cadere le sbarre della mia prigione come per un incanto. Era il 23 agosto del 1946 quando scrissi queste parole. Per amore, quell'amore per cui cominciarono le chiacchiere e il processo, il mormorio di un partito per una situazione spinosa cui tuttavia ho resistito con forza, lottando con le unghie e con i denti per difendere un sentimento che era mio e solo mio. Pagai a caro prezzo il fatto di essere la nuova compagna di Togliatti, il segretario del partito, e non solo per le vignette satiriche e le ironie delle forze avverse, ben più forti sono state le umiliazioni e le resistenze interne al partito stesso. In famiglia, soprattutto in occasione della formazione delle liste prima delle elezioni politiche, e l'accusa di non essere abbastanza affidabile non perché donna, ma per il mio passato cattolico. Io sono nata a Reggio Emilia il 10 aprile del 1920. Mio papà, Egidio, ferroviere, non si stancava mai di ripetermi che lo studio era l'unica via di affrancamento per gli ultimi. Solo chi sapeva poteva padroneggiare la propria vita. La mia avventura politica cominciò molto presto, dopo la mia laurea. Amavo il lavoro che cominciai a fare. E prima ero un insegnante, ma la mia vocazione era quella di occuparmi della res publica, delle cose che riguardavano le persone. Ero animata da quel profondo spirito antifascista. Il mio nome è Leonilde. Mi conoscete come Nilde? Sì, proprio quella Nilde Iotti, quella della difesa dei diritti e della lotta per l'emancipazione, soprattutto della donna, della lotta per la parità dei sessi e dei salari, l'eguaglianza dei ruoli nella famiglia, la pensione per le casalinghe, i temi della contraccezione, il divorzio e l'aborto. Con orgoglio sono entrata a soli 26 anni tra i costituenti. Con orgoglio ho partecipato alla stesura della Carta Costituzionale e sono stata la prima donna
in Italia, nominata Presidente della Camera dei Deputati nel 1979. Io stessa, non ve lo nascondo, vissi quasi in modo emblematico quel momento, avvertendo in esso un significato profondo che andava oltre la mia persona e investiva milioni di donne pazienti lungo la strada dell'emancipazione. Per la legislatura ho ricoperto con grande impegno quell'incarico. Alla fine degli anni 90 mi ritirai dalla vita politica per via di una malattia. Se volete vedere il mio sorriso oggi, lo potete scorgere su quella collina silenziosa. Thank you.
Quelle case erano dei veri e propri lager. Ne ricevetti tante di lettere dalle signorine delle case. La maggior parte delle volte erano scritte in dialetto e con una grammatica errata. Ma il senso di quegli scritti era chiaro. Mi scrivevano per chiedermi di andare avanti, di non mollare la battaglia per la causa. Ecco, ve ne leggo una. È datata il 27 gennaio del 1951. Signora deputatessa Merlin, ho saputo dalle mie compagne della legge che fa per noi prostitute. Io non me ne intendo, sono una povera donna che faceva la serva, sono delle campagne e vorrei tornarci a fare la serva o la contadina, non questo mestiere che mi fa schifo. Ero in una grande città e mi faceva terrore e io uscivo poco, avevo paura dei trammi e delle macchine, ma un giorno uscivo e incontrai uno che mi si mise dietro a camminare. I miei padroni tutte le sere facevano cene, ballavano e poi si baciavano e anche con le mani, non stavano fermi e io ho pensato che fare all'amore non era peccato e mi ci misi con un giovanotto che non parlava come noi contadini, ma un giorno mi portò nella sua camera, mi disse ho male allo stomaco, ma non aveva male, lui mi prese e mi cosò anche mentre io piangevo e dicevo che ho paura, mi ha fatto fare il figliolo e non mi ha sposato, io sono prostituta perché i padroni non mi rivolevano, ho paura di venire via per la fame e per chiedere perdono alla mia famiglia, onesti fratelli e sorelle. Però a casa mia sarei felice, ci sono nata, c'è l'aria sana, gli olivi, la vendemmia e anche i contadini mi volevano bene, mi aiuti di signora deputatrice. Io voglio salvare mio figlio. Seguono cognome, nome e indirizzo. La legge che porta il mio nome, legge Merlin, fu approvata dopo 10 anni dalla sua proposta, il 20 febbraio del 1958, e sancisce l'eliminazione dello sfruttamento della prostituzione e la chiusura delle case di tolleranza. Mi chiamo ovviamente Angelina Merlin. Classe 1887. Fui un insegnante per buona parte della vita. Mi opposi al primo conflitto mondiale dove persero la vita i miei 2 giovani fratelli. Durante il regime mi rifiutai di prestare il giuramento fascista e fui cacciata dall'insegnamento. Arrestata più volte per la mia attività antifascista, fui condannata a 5 anni di confino. Una volta tornata in libertà, mi trasferì a Milano, dove pensavo di essere meno controllata. In una delle tante riunioni conobbi mio marito, un medico, attivista nel partito. Restai vedova più o meno presto, ma la mia attività di antifascista continuò. Presi parte alla guerra di liberazione nelle fila della Resistenza. Regalai ai partigiani la strumentazione tecnica e i manuali medici lasciati da mio marito e guidai i gruppi di difesa della donna e successivamente l'Unione Donne Italiane. Fui eletta tra le 21 donne della Costituente ed in seguito al Senato, dove nel 1948 si assistette al primo intervento di una donna in quell'assemblea. Ebbi una lunga vita politica fino al mio ritiro negli anni 60. Il mio paese natio era Pozzo Novo, in provincia di Padova. Se andate in Piazza dei Signori, trovate una lapide alla mia memoria con su scritto «La città di Padova,
a ricordo di Lina Merlin, parlamentare che promosse per tutta la vita la dignità delle donne e dei più deboli. Tempo, una donna giovane e bionda si aggirava furtivamente nelle campagne del Calatino e tagliava con un coltello i sacchi di grani dei baroni. Così scrivevano i giornali di me. Ero sfrontata. Ma avrebbero dovuto anche scrivere, non l'hanno mai scritto, che quei sacchi di grano che tagliavo con il coltello, i baroni li destinavano illegalmente al mercato nero anziché all'obbligatorio ammasso. Questo avrebbero dovuto scrivere, ma i codardi non scrivono mai.
altre notti facevo anche di meglio. Rubavo nella fattoria del barone mio padre. Prendevo le carni macellate e le portavo ai meno abbienti. Vi lascio immaginare le dicerie, povero papà. Mi soprannominarono la giustiziera della notte, ma il mio nome era solo Ottavia Penna. Sono nata a Caltagirone nel 1907. Ho studiato le prime nozioni, come voleva l'epoca, con un'istitutrice privata. Poi andai in Toscana e poi a Roma per finire gli studi. Tornata al mio paese mi sposai, ma non per convenzione, per amore. Mio marito, Filippo Buscemi, era un medico molto noto e stimato. Nella mia città, nella mia Sicilia, terra dove quelle battaglie non rappresentavano certo una priorità, ero sempre attenta alla condizione femminile e mi occupavo soprattutto dei giovani, i giovani emarginati. La mia priorità era togliere dalla strada i ragazzi troppo esposti all'apprendimento della delinquenza. Molti anni dopo nacque la Città dei Ragazzi, un'associazione di assistenza per i minori che oggi esiste in tutta Italia. Alla fine della guerra fui conquistata da idee innovatrici. Le mie idee erano diverse, è vero, ma stimavo molto gli innovatori. E feci parte delle 21 donne candidate. Il 2 giugno del 1946 in quel piccolo gruppo, e grazie a noi, se è nato l'articolo 3 della Costituzione italiana. E sapete, rischiai anche per un pelo di diventare presidente della Repubblica. Come è noto, a suo tempo fu eletto Enrico De Nicola. Io arrivai terza. Dovete pensare che ci vollero 25 anni affinché un'altra donna, la deputata Ines Boffardi, ebbe un voto nell'elezione del capo dello Stato, suscitando battito beffarde fra i deputati, tanto da costringere al suo tempo Sandro Pertini a rimproverarli. C'è poco da ridire, onorevoli colleghi, anche una donna può diventare presidente della Repubblica Italiana, sapete? Anche per me non mancarono le battute da parte dei miei onorevoli colleghi e deputati. Come scrisse il Giornale di Sicilia, molto commentati i voti che escono dall'urna in favore della deputata siciliana Ottavia Busceva Penna. Alla fine dell'esperienza costituente decisi di abbandonare la politica, con amarezza a dire il vero, perché delusa dal comportamento dei leader del mio partito, insofferente a certe regole dei partiti, disgustata dalla vita parlamentare e dai compromessi a cui ho dovuto assistere. Conservai l'avversione per questa politica, questa Repubblica, fino alla fine. La esprimevo in maniera singolare, attaccando sulle lettere i francobolli a testa in giù. Condussi una vita ritirata a Caltagirone, sempre con la mia sfrontatezza, fino al giorno in cui poi la lasciai, questa vita. Era il 1986, se non ricordo male. Ai miei funerali c'era una folla di gente qualunque. Nessuno delle persone importanti, nessuna istituzione, nessuno disse una parola per ricordarmi. Forse perché donna, forse perché scomoda per le mie convinzioni politiche e certamente non in cerca di visibilità. Grazie alla vita. Thank you.
mi ha dato due occhi che quando li apro chiaramente vedo il nero e il bianco, chiaramente vedo il cielo alto brillare al fondo nella moltitudine ciò che io amo. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato parole da dedicare al mondo, mi ha dato luci e ombre, fratelli, amici e rose, le mani forti di un sogno senza te. Tonino Palamara alla batteria, Vincenzo Pedisano,
il maestro di tutti noi, Peppe Platani. Grazie al service di Giuseppe Di Chiera, grazie ovviamente al nostro sindaco Vittorio Zito, all'amministrazione comunale, ma soprattutto grazie a voi. Grazie. Erano 21 le donne della Costituente, la loro memoria non deve perdersi, perché se perdiamo anche un pezzettino di questi ricordi equivale a perdere un po' della nostra identità, gran parte della nostra identità. Quindi alle sorelle d'Italia. Grazie. Ok, no, noi non ci facciamo pregare, diciamo che andiamo con un blues. Stasera abbiamo omaggiato anche lei, la grande Rosa Balistreri, cantatrice del Sud Italia, e quindi vi salutiamo con un pezzo di Rosa, il blues che si intitola Minni Vai un Talalà.